Ci troviamo a Santa Margherita Ligure nel parco di Villa Durazzo in compagnia di Elisa Foli, saggista, scrittrice, counselor e psicoanalista. E parliamo di una collana che è intitolata Elysium, che tratta il tema del genosociogramma, cioè l'analisi intergenerazionale, il cui significato è racchiuso in tre aspetti. Geno, che riguarda la genealogia della propria storia familiare, socio, che riguarda l'aspetto sociale, culturale e temporale, che va ricondotta alla propria storia e la propria origine familiare, e ultimo, gramma, che riguarda una rappresentazione grafica della famiglia, che è un altro insieme dell'albero genealogico. Allora, lasciamo la parola alla scrittrice e saggista Elisa Foli. Sì, allora. Genogramma, appunto, che significa tramandare delle tematiche all'interno di una storia familiare. Socio, e quindi qualsiasi famiglia è inserita in un contesto sociale e quindi riguarda una cultura di provenienza, una cultura d'appartenenza, a volte un tragitto fatto da una nazione a un'altra, e quindi quella è la parte sociale dell'analisi della famiglia, e gramma perché questa famiglia e questa genealogia viene rappresentata all'interno di un grafico. Grafico nel quale è sottolineato attraverso dei colori quello che all'interno delle generazioni si tramanda. Questa collana è divisa in volumi, sono 10 volumi, e ogni volume tratta un tema specifico. I nomi all'interno di una famiglia, le date di nascita, i luoghi di provenienza, quanti fratelli ci sono all'interno di quella famiglia e quanti fratelli ci sono stati all'interno delle famiglie d'origine, quindi gli appartenenti alla famiglia della madre e gli appartenenti alla famiglia del padre, i nonni e a volte anche bisnonni là dove se ne ha informazione. Quindi è una storia, cioè un qualcosa che può diciamo interessare la storia di ciascuno di noi. Di ciascuno di noi, perché molti si parla dati, delle date, sì, dei nomi, esatto, delle ricorrenze, dei battesimi, sì, dei matrimoni, delle ricorrenze felici o quelle luttuose, o eccetera. Quelle luttuose. E cosa quindi succede? Ciascuno di noi si ritrova in questa collana. Si ritrova. La cosa interessante da notare è questa: molti dati non vengono alla nostra conoscenza, perché all'interno di un dato a volte spiacevole c'è una condizione luttuosa, dove c'è il lutto, non c'è, come posso dire, una messa a tacere, un blocco, una specie di tabù, e quindi questa informazione a volte non passa all'interno di una storia familiare, ma passa attraverso la trasmissione di nomi e attraverso la trasmissione di dati. Cioè, la data di nascita può essere rappresentativa di qualcuno che non c'è più, e guarda caso i numeri e quindi le date di nascita, le date di morte, i battesimi e le ricorrenze che appartengono a delle date precise vengono trasmesse. E se noi ci facciamo caso, i numeri all'interno di un contesto familiare sono sempre soliti, sempre uguali. Quindi uno nasce, che so io, il 10 ottobre 1900, l'altro può nascere sempre il 10 ottobre, magari muore, ecco c'è, diciamo, c'è un ritorno, un ritorno soprattutto quindi, nei numeri. Perché i numeri? Perché all'interno di un numero che non è stato scelto volutamente dalla famiglia passa l'inconscio, e quindi è una trasmissione inconscia. Quindi c'è questa analisi psicoanalitica dell'inconscio che si può perpetuare attraverso il tempo e ricollegare il passato al presente e al futuro. Esatto, in una maniera che non è decisa dalla famiglia. Certo, un nome può essere deciso, ma una data di nascita non è decisa. E così una data di decesso di un familiare non è decisa.
E questa cosa qui è molto significativa perché le date, quindi i numeri, le date appartengono a dei numeri, sono una manifestazione inconscia che si esprime all'interno della famiglia, proprio ha espressione all'interno della famiglia. Ed è tutto bello parlare di esistenze in un contesto così anche chiassoso, pieno di voci, pieno di cinguettare di uccellini, ma anche di voci di bambini, di ragazzi, proprio per trasmettere il passato al nostro presente e per guardare verso il futuro. Grazie quindi a Elisa Poli e a questa sua collana. Grazie a voi. Trapassati dal mare. Poteva essere morto mille volte se il pianto avesse trovato la sua dimora funerea e mesta. L'ububa volò via con la cresta alzata, considerando un tramonto di fuoco. Povero è colui che non è nel segno, che non è nel divino avvenire, che della morte segue la via, poggiando i fianchi stanchi nel nulla di un domani mai apparso. Osservando la lieve luce a gas scintillante, vaga, tremante, le mani poste a ricevere grazia eterna in un dolore mai spento, vivo, eterno, eterno cammino di mille anime vaganti, in una dimora scura, paludosa e senza tempo, al suono di un gracidio di rane. La comparsa e la scomparsa degli eventi dette al suono e al nome senso. Mille anime apparvero in una lingua di terra asciutta, densa, desertica, con avanzare incerto verso il nuovo nato. Non esiste macchia, ombra che attraversando il mare non ci raggiunga. Riconducendoci nel sonno, la veglia pianta urlata e bestemmiata ci raggiunge, parlandoci di un tempo che fu. Le coppie raggiunte da uno sguardo senza occhi, da una pace urlata al domani, rimpiangono laddove possono usare una libertà assente. Le coppie si uniscono in un soffio soltanto se gli avi danno il loro consenso. Tutto segue e insegue logiche circolari e sconosciute. E il cielo dichiarò la sua tempesta, aspettando che si aprissero i sigilli del tempo e mille immagini invasero il presente. Nel mormorio di voci sospese nel nulla, Sua Maestà il Re indicò la via. In mille varcarono la soglia di un domani a loro ignoto. Abitarono dimore e regni provenienti da pianti di dolore, alimentati da ricordi ingannevoli, brandelli di memoria gocciolanti di rimpianto. Come in un vortice a spirale, le ombre danzanti riempiono il presente parlandoci di loro. Le ombre amorfe e indistinguibili giacciono sul letto nuziale. Amiamo fantasmi antichi venuti a noi attraverso briciole di vento, fiamme di fuoco, fiocchi di neve, martellando e forgiando il tempo e il luogo come febbricitanti fabbri, poggiando sul vuoto di anni passati a ricordare sogni andati lontano, per menti evocando legami spezzati, l'incudine unica certezza terrena di utensili, sporchi, bruciati nei ricordi, andati perduti e mai più ritrovati. I legami sciolti nel passaggio terreno all'eterno perdersi del mondo. Un orologio perpetuo e immondo segue ore mai vissute. Il guscio si ruppe in una nascita precoce. Il caso sancì il soffio alla vita. Elisa Poli.